Due comuni in zona arancione e altri 53 con nuove restrizioni per spingere alla vaccinazione. E quanto è stato deciso in Sicilia con un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, che entra in vigore a partire da domani e fino al 6 settembre. Il cambio di colore per Barra Franca e Niscemi scadrà invece il 2 settembre. Si tratta di 55 comuni siciliani con una bassa percentuale di vaccinati, inferiore al 60% del totale della popolazione vaccinale e con un'incidenza di contagi nei 7 giorni dal 13 al 19 agosto superiore a 150 casi per 100.000 abitanti. I comuni siracusani interessati dal provvedimento sono Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini e Solarino. Queste le misure adottate. Uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all'aperto dove sono presenti più soggetti, ad esempio strade e piazze, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, di chi è affetto da patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo e di chi svolge attività sportiva all'aperto. È inoltre previsto il divieto di assembramento nelle aree pubbliche. Per i banchetti e gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti, con l'obbligo per gli operatori e per i partecipanti di aver effettuato il tampone nelle 48 ore antecedenti. Nei comuni interessati dalle misure, l'ASP competente per territorio promuove con i sindaci, il distretto sanitario e la rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta un tavolo tecnico per raggiungere nel territorio comunale il target del 70% di vaccinati in prima dose. L'ASP potrà compiere tutti gli atti necessari a reperire personale amministrativo e medico necessario per attivare la vaccinazione decentrata e a domicilio. L'ASP infine monitorerà l'efficacia delle misure adottate. Alla scadenza, in caso di mancata progressione del target previsto di vaccinati almeno in prima dose e in presenza di un'incidenza dei contagi superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, potranno essere disposte ulteriori misure di contenimento. Si tratta comunque di misure meno rigide di quelle richieste dal Comitato Tecnico Scientifico, che riterebbe l'ordinanza troppo blanda. Gli esperti avevano infatti chiesto la zona arancione per tutti i comuni. Questi gli altri comuni interessati dall'ordinanza: nell'Agrigentino, Licata, Porto Empedocle, Recalmuto, Ravanusa; nel Nisseno, Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi; nel Catanese, Acicastello, Castel di Udica, Fiume Freddo di Sicilia, Gran Michele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mazzarrone, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca, Sancono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Calarenza, Valle Verde, Via Granda; nell'Ennese, Barra Franca, Piazza Armerina, Pietra Persia; nel Messinese, Pace del Mela, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villa Franca Tirrena; nel Palermitano, Capaci, Cinisi, Terrasini; nel Ragusano, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica e Vittoria; nel Trapanese, Campobello di Mazzara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria.